Ci troviamo a Riva del Garda per la 18ª edizione di SIMS. Chiediamo al dottor Massimo Bersani di che cosa si tratta. Allora, il SIMS è il congresso internazionale di spettrometria di massa di ioni secondari. È una tecnica analitica, una delle tecniche analitiche più sensibili che esistono per il laboratorio, e riunisce quest'anno qui in Italia 400 delegati da tutto il mondo, appunto, per discutere degli avanzamenti e delle applicazioni di questa tecnica d'analisi, la scienza delle superfici. Ci può fare qualche esempio di applicazioni pratiche? La spettrometria di massa nasce come tecnica analitica negli anni 60 e le prime applicazioni sono state di carattere geologico, in particolare nel campo aerospaziale e nel campo cosmologico. La successiva applicazione, diciamo, che ha dominato dagli anni 70 agli anni 90 è stata la microelettronica. Adesso, soprattutto nel congresso, nell'ultimo congresso, il tema più sviluppato ed il tema, diciamo, che va per la maggiore è quella della biologia, o quindi dell'applicazione di questa tecnica d'analisi della spettrometria di massa in campo biologico e in campo medico. Una conferenza internazionale, diamo un po' di numeri per capire l'entità di SIMS. Allora, quest'anno abbiamo registrato 400 partecipanti, che per la conferenza sono un ottimo numero, in quanto noi pensiamo che in tutto il mondo ci sono circa 1000 di questi strumenti, non tutti operativi e molti presso aziende che un po' da tempo hanno preferito non accedere più a questo tipo di convegni, a questo tipo di eventi. In ogni caso, quest'anno appunto sono 400 persone, che è un ottimo numero, è un numero in salita rispetto alle edizioni passate. E, la distribuzione di questi 400, il 38% viene dall'Asia, e il 28% dagli Stati Uniti e il 34% dall'Europa. Diciamo, purtroppo appunto la rappresentanza italiana è abbastanza limitata e sono circa 20 persone, di cui la metà appunto provenienti dal nostro laboratorio. Che cosa offre il panorama della ricerca italiana in questo settore? Allora, la ricerca italiana in questo settore, come in vari altri, presenta dei punti di eccellenza come il nostro laboratorio, gli altri laboratori coinvolti, cioè quindi il CNR di Padova e l'Università di Catania, ma diciamo dal punto di vista medio, confrontato con i numeri soprattutto presenti dagli altri stati, siamo sicuramente più indietro. Attraverso questi punti di eccellenza, appunto uno dei quali probabilmente il più importante in Italia è quello della Fondazione Bruno Kessler, riusciamo comunque ad essere presenti e ad avere appunto un'ottima rappresentanza a livello internazionale, anche se numericamente è meno rilevante che in altri paesi.